Ok, allora mi scuso subito per gli stati in cui sono al momento, infatti sono appena tornata da una libreria, ma proprio per questo avevo il bisogno immediato di fare questo video. Perché una persona entra in libreria e si aspetta quantomeno di trovare dei libri scritti da persone competenti, con delle trame competenti, non fatti esclusivamente soltanto per vendere. E lo so che questo è un discorso assurdo perché chiaramente noi viviamo sulla base del profitto, quindi tutti quanti pensano semplicemente a guadagnare soldi e a vendere, ma è un prodotto che deve essere di un certo tipo, di una certa qualità, scritto da persone competenti, in modo che possa garantire una certa qualità e non soddisfare i... Ok, magari dovrà anche soddisfare i gusti di tutti, ma con decenza, ok? Io non posso entrare in libreria, trovare nella zona fantasy, urban fantasy, ma ormai neanche più soltanto là, in qualsiasi libro con una trama vagamente interessante, nelle ultime tre righe avete notato che spunterà la frase tipo: ma il misterioso compagno di classe aveva qualche sorpresa in serbo per lei. Il gran figone di turno era là che aspettava lei. Allora, adesso tu mi spieghi se, per esempio, stai scrivendo un romanzo distopico, ok? Vuoi spacciarti per scrittrice di romanzi distopici, che per chi non lo sapesse è appunto il genere letterario tipico di Animal Farm, di 1984, Il mondo nuovo, Il sole nudo, e Il signore delle mosche, e via dicendo. È il genere, appunto, generalmente ambientato in un futuro ipotetico, nel quale, appunto, rappresenta il peggio dell'umanità, il modo in cui l'umanità si è autodistrutta, è l'esatto contrario dell'utopia. Di conseguenza, se tratti questo, devi trattare principalmente temi di società, politica, gestione del, appunto, piramide, societaria. Devi trattare argomenti principalmente interessanti per quanto riguarda tutta la questione mondiale, dei rapporti tra le persone, della mentalità, del controllo. Insomma, chiunque abbia mai letto un romanzo distopico sa sicuramente di cosa sto parlando. Apro e vedo questo libro, faccio per leggere la trama. Praticamente in un futuro ipotetico, non mi ricordo se post-olocausto nucleare, qui c'è stata una mortalità improvvisa di tutti gli uomini e le donne tra i 20 e i 60 anni, quindi sono rimasti solo i giovani e i vecchi. Per guadagnare i soldi, i giovani vendevano i loro corpi ai vecchi tramite un microchip che avevano nella testa, che potevano quindi essere controllati dai vecchi. Così i vecchi potevano risperimentare di nuovo le varie esperienze che non gli erano state più permesse per via dell'età. Di conseguenza, lei, dopo che tutta questa cosa viene fermata, lei però continua a sentire la presenza del vecchio dentro di sé che la controlla nei movimenti. Mi ricorda un po' l'ospite, però comunque in generale non è quella la storia. Che la controlla ancora i movimenti, le può fare, le fa uccidere persone care, le fa fare cose che non vuole, la fa diventare cattiva. Che di per sé la trama è piuttosto figa, perché l'idea delle persone che prendono possesso degli dei giovani per vivere le esperienze di tutti i generi, che i giovani possono e chi non possono, è bellissima finché non c'è il figlio del vecchio misterioso che bla bla. Ho visto proprio, mi sono cadute le tette nel negozio in una maniera. Che cazzo stai facendo? Scrivi un bel libro e ci piazzi nel mezzo la stupida storia d'amore scontata, ripetitiva, sentita e risentita in tutti i libri che stanno uscendo al momento. Perché lo fai? Perché vuoi rovinare così un bel libro? Cioè, sfogliandola era in tutti i libri che leggevo, perché in qualsiasi saga al momento ti vai ad imbattere, cadi sempre nella classica storia d'amore insulsa che non fa da contorno alla storia, ma ne diventa al centro, come lo era in Delirium. Delirium è uno dei libri peggiori che io abbia mai letto, perché non puoi trattare un discorso così interessante come quello del fatto che l'amore è una malattia e quindi viene estirpata tramite un'operazione, così è vietato provare amore. E banalizzarmela con una storia d'amore patetica, insulsa, che diventa interessante solo nelle ultime 10 pagine e finisce di merda, ok? Non puoi, perché fa schifo, io mi sento di aver sprecato i soldi che ho pagato per quel libro. Se devi trattare della storia d'amore, ne tratti, ok? Ma non può essere il fulcro della storia, perché altrimenti, se è scritta poi male, come generalmente sono scritti la maggior parte di questi libri, diventa un piagnisteo continuo che neanche le nutrie della Papuasia riuscirebbero a leggersi senza aver voglia di vomitare. E lo dico da persona che quale le storie d'amore piacciono, ma sono scritte in maniera talmente banale, forzata, stupida,
stupida, ridicola, assolutamente fuori da ogni qualsiasi cosa. È come prendere il film Upside Down. Grandissima idea quella dei mondi, uno da una parte e uno dall'altra, separati, ricchi, poveri. Bellissima! Il film, solo ed esclusivamente, incentrato sulla loro storia d'amore, del quale non fottevano una menchia a nessuno, perché era interessantissimo il film. Era veramente interessante. Se solo avessero sviluppato un po' di più l'idea e non l'avessero fatto finire in quella maniera così oscena, sarebbe stato interessantissimo. E quindi la domanda è, dopo tutto questo discorso, perché ci siamo ritrovati a farci rovinare qualsiasi libro esistente da una romance assolutamente banale, stupida, ricopiata da Twilight, che già di per sé è una colpa, completamente priva di significato, priva di senso, priva di balcone resta là. Io non ce la faccio più a dover entrare in libreria e dovermi leggere quelle cagate ogni volta. Io voglio un libro interessante, distopico, fantascientifico, scritto bene, che non abbia in mezzo una storia d'amore del cazzo della quale non me ne frega niente, o che sia il fulcro della storia, perché se tratti temi fantascientifici, temi distopici, devi concentrarti sulla questione societaria, sulla questione futuristica, sulla questione politica, sulla questione del mondo fantascientifico, degli alieni, delle creature. Devi crearti l'universo. Se ti crei un universo, devi dare forma a questo universo, non banalizzarlo con una storia d'amore. Punto. Fortunatamente il genere fantascientifico non è stato ancora così tanto contaminato, io prego iddio che non succeda mai, perché altrimenti giuro che tirerò giù i santi, mi trasformerò, guardate, diventerò super libraia e andrò ad ammazzare chiunque provi a scriverci, chiunque, compreso te. Quindi dopo questo grande sfogo e la mia le condizioni in cui sono presa, spero comunque di avervi dato un po' uno spunto di riflessione. In realtà questo video era più uno sfogo generale, nel senso, se voi leggete questo genere di libri, per me non è un problema, perché probabilmente a voi piacciono, però io dovermi trovare a dover fronteggiare un singolo genere, quando in realtà si potrebbe spaziare su molto altro, andrebbe elaborato molto di più, sinceramente, mi smona, mi snerva. Quindi questo è tutto, non so bene che cosa sia questo, in realtà, e penso di non aver mai fatto un video così tanto incazzato in generale con il mondo, con la società, con la... Non lo so. In ogni caso, finito. Ci vediamo al prossimo video. Buia!